ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Adrix. Allora, purtroppo non facendo sempre video sulla mia Abarth, sulle mie moto, perché comunque adesso stiamo in casa, siamo tutti in quarantena, ci spostiamo veramente poco, solo per andare a fare la spesa o cose, diciamo, importanti. E allora qualche video comunque lo devo portare nel canale. Ho detto, ma sì, faccio un video casalingo e mentre mi faccio un bel piatto di pasta, ho detto, ma sì, faccio vedere anche a voi come gestisco un po' le mie serate quando è ora di cena, perché io davvero piemontese alle 7, 7 e mezza comincio a cucinare, poi comincio a mangiare verso le 8 così. E oggi, anzi stasera, ho pensato di farmi un bel piatto di pasta, queste qua che sono le farfalle, ragazzi, che sono molto buone, ok? Quindi prendiamo anche il sale, ok? La pentola, questa qua. Gli mettiamo l'acqua. Potrebbe anche essere un tutorial per chi non è capace a cucinare, quindi dovete sapere che per cucinare un classico piatto di pasta normale bisogna riempire la pentola con l'acqua, non fino all'orlo, che è più o meno metà. Si accende il focherello, ma è una volta che prendo quello giusto e dai, ok, devo cambiarlo sto coso. Adesso bisogna aspettare che l'acqua comincia a bollire. Dopo che l'acqua comincia a bollire, che va tutto così, allora possiamo mettergli il sale, che sarebbe sale grosso. Io di solito gli metto giusto due manciate. Poi, per regolarmi quanta pasta mettere, che non è che ne mangio molta, si prende il piatto, ragazzi, e mettete praticamente un po' di pasta e vedete quanta ne volete, ok? Più o meno così. Quando poi l'acqua comincia a bollire, mettete la pasta al suo interno e poi ovviamente la dovete controllare, dovete aspettare un attimino che la pasta si che cuocia, no? Quei 10 minuti più o meno, non so se qua c'è scritto quanto dovrebbe stare. No, non c'è scritto, vabbè. Comunque io di solito sto qua vicino, va ogni tanto girata perché sennò si potrebbe attaccare la pentola, e qua ogni tanto l'assaggiate, che se a me non mi piace molle, mi piace comunque abbastanza al dente che sia mangiabile, diciamo, perché a me molle mi dà una cagata, no? Poi la andate a scolare, ma vi farò vedere poi dopo, la scolate in uno scolapasta, che togliete tutta l'acqua che non serve, la scolate così. Poi io di solito la riprendo, la rimetto di nuovo dalla scolapasta, la rimetto di nuovo nella pentola, li metto il burro, giro bene bene, un po' di formaggio che dà anche un po' di gusto, e poi la metto nel piatto e me la magno, e non è niente male. Adesso, ragazzi, aspettiamo un attimino che si fa un attimo l'acqua che viene su, e quindi boh, ci vediamo qui fra un po', ok? Ecco, ragazzi, sta bollendo l'acqua, ci andiamo a mettere il sale. Sta uscendo, oh, ecco, ok, ci buttiamo la nostra pasta, perfetto. Questo lo mettiamo via. Come la state passando sta quarantena, ragazzi? Com'è? Io sinceramente mi sto rompendo le balle, perché comunque
se uno è abituato a lavorare, ti passi la giornata al lavoro, arrivi a casa, boh, ti rilassi, praticamente la giornata è andata e boh. Ma vi posso assicurare che quando sei a casa ti inventi qualcosa, anche perché uscire non puoi, quindi non puoi andarti a fare un giro, perché se ti fermano rischi pure 400 euro di multa e non solo. E quindi cosa faccio? Uno si adegua, pulisce un po' casa. Adesso mi sto anche mettendo un po' a posto le finestre di casa mia, gli sto semplicemente dando il bianco, perché sono ancora quelle vecchie in legno e io le volevo sistemare un pochettino, renderle un po' più belline. Adesso sto facendo questa qua del cucinino, che poi al massimo, se ci ho voglia, farò poi un video anche di come sto modernizzando le finestre, non so, per fare qualcosa. E solo che sono talmente, si vede, vecchie, non lo so, o è la vernice che non prende subito bene. E gli sto dando a una porta, gli sto dando 4 o 5 mani, cioè adesso gli avrò dato la quinta e sta cominciando a diventare bianca, però ancora una mano devo dargliela, se non due, perché ci vuole un po' di tempo che prenda bene il colore. Poi secondo me in un futuro metterò quelle in alluminio con i doppi vetri, perché adesso ci sono i doppi vetri ma non tengono, le finestre sono tutte imbarcate, non sono, fanno abbastanza cagare, sono vecchie, e quindi pensavo poi di cambiarle tutte in tutta casa. Così almeno nel frattempo che c'è questa quarantena faccio qualcosa, mi metto a posto un po' casa, perché sennò qui, ragazzi, non passa più. La prova del 9, vediamo se va bene. Va bene, quindi spegniamo il fuoco, chiudiamo il gas di qua. Adesso vi faccio vedere, per scolarla abbiamo questo, lo metto nel lavandino. Diamo una bella scrollata. E ora si gira per bene. Un po' se mangia, che c'ho veramente fame, ragazzi. E ancora un po', perché si deve sciogliere bene il burro. Ok, adesso un po' di formaggio. La cena è fatta, poi vediamo se farmi anche un secondo, adesso vediamo. Intanto adesso mi vado a mangiare la pasta. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia un po' divertiti così, anche perché stando in casa mi devo inventare qualche video da fare qua, quindi non è che posso fare chissà che cosa, ma appena finirà sta quarantena
mi dedicherò di nuovo un po' alle mie passioni, alla macchina, moto. Tra l'altro poi farò di nuovo l'assicurazione alla 50 Special, quindi ci saranno poi di nuovo dei video mentre vado col Vespino. E boh, dai ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qua sotto e condividete il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli e buon appetito! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.